Cristina, sono entrata nel negozio dopo aver salutato Kia sulla soglia, intenta a fumarsi una sigaretta. A quell'ora il calore sembrava possedere una gravità maggiore, come se fosse arrivata l'estate. Ne percepivi la pressione fisica. Un uomo mi ha lasciata passare. Mi è piaciuto sentire il fresco all'interno del locale. Prego, ha detto. Ho tirato fuori la lista delle cose che mi servivano, pensando a come sarei riuscita a portarle a casa da sola e ho fatto velocemente la spesa. Al momento di pagare mi sono avvicinata al bancone dove Arun, il marito di Kia, mi fissava sorridente. Qualcuno mi ha afferrato alle spalle. Era l'uomo con la barba e il cappuccio sulla testa che mi aveva dato la precedenza all'ingresso. Stai ferma, mi ha ordinato. Questa è una rapina. Ho pensato mentre osservavo Arun impallidire e spaventato. Ho avvertito qualcosa premermi sulla schiena. Non saprei dire se avesse in mano un coltello o altro. Ho strizzato gli occhi un momento e ho sentito il cuore rimpicciolirsi dalla paura. Si dice che gli unici momenti autentici della vita riguardino la nascita e la morte. Quando nasce un figlio o muore una persona che amiamo, l'essenza della vita emerge. Galleggia in superficie come schiuma. È un attimo di estasi, come se il vento smettesse di soffiare, il sole di splendere e il mare arrestasse il suo moto. Si forma un'impercettibile crepa che ti permette di intravedere che cosa c'è sotto. In quel momento, mentre Arun davanti a me armeggiava nella cassa, ho visto la mia immagine riflessa nel vetro delle bottiglie riposte sullo scaffale. Ero io. In piedi, sovrastata da un uomo alto che mi impediva di muovermi. Sarebbe potuto finire tutto lì. Io, la mia vita, ma anche quella pungente follia che chiamano solitudine. Forse, se quell'uomo mi avesse colpita, non avrebbe fatto altro che porre fine al mio indicibile dolore. Poi ho pensato a Sofia. E la vita mi ha dimostrato ancora una volta tutta la sua tenacia, come una piantina che si fa strada crepando il cemento. E ho capito che se quell'uomo mi avesse colpita, avrebbe in realtà lasciato a terra una madre che non aveva ancora portato a termine il suo compito e una donna che credeva di aver già amato abbastanza. Un velo che si scosta per mostrare la profondità di qualcosa. Ecco cos'è una magia. Come dicevi tu, attraverso l'incipit Serravattaro ha questa grande capacità di catturare l'attenzione e la curiosità del lettore. È come una porta che sbatte, una porta che sbatte ti fa sussultare. E i suoi incipit, è vero, sono così. E aggiungo io, se attraverso l'incipit appunto cattura il lettore, poi con la sua grandissima capacità di scrittura, riesce davvero a tenerlo lì, a coccolarlo, a incuriosirlo e davvero la sensazione che ho provato leggendo il suo libro e anche gli altri, ne ho letti anche altri di Sì. Serravattaro, ma questo a maggior ragione, devo dire, le pagine si sfogliavano da sole, nel senso che la mia lettura proseguiva, ma io mi sono davvero sorpresa con quale velocità. Secondo me, velocità dovuta al fatto che appunto è un libro scritto bene, è un libro che, dove la storia davvero scivola via, fluisce proprio. È vero. E da un lato è dovuto anche al fatto che nel lettore stimola talmente tanta curiosità e talmente voglia di scoprire cosa succede che non ti rendi neanche conto della velocità con cui leggi. E, è proprio una scrittura che spinge il lettore a voltare pagina e a cercare. Ecco, questa è stata proprio la sensazione che mi ha dato. Io scrivo subito mentre leggo, amo prendere appunti, Anche tu. proprio così, sì, proprio così, di primo impatto, per fare in modo che le sensazioni che provo proprio mentre leggo, proprio sulla pelle, mi rimangano lì. Perché poi c'è tutto un pensiero anche che faccio dopo averlo letto, no? Rispetto a ciò che una storia mi ha lasciato, qualcosa che sedimenta lì. Però secondo me è molto importante anche
segnarmi quelle che sono le prime impressioni, proprio Sì. mentre leggo, le sensazioni. E sicuramente queste sono state alcune delle prime sensazioni che davvero mi ha fatto provare questo libro, cioè mi ha tenuta veramente lì, io volevo proprio scoprire, volevo cercare, è proprio una ricerca. Sì, devo dire che questo romanzo ha diverse sfaccettature, no? Io ho avuto la fortuna di leggerlo e rileggerlo e se ci fosse la mia amica Sara direbbe perché non l'hai capito, abbiamo riso tantissimo quando ho detto l'ho letto 3 volte e lei mi ha detto perché non l'hai capito in una presentazione che abbiamo fatto e così adesso è il nostro gioco ogni volta che... Hai capito? In realtà mi è piaciuto moltissimo e ho capito che una donna quando è sicura di sé può permettersi di tornare indietro con il tempo. Io credo questo, siamo in una società per cui stiamo cercando di impegnarci molto noi donne a farci valere, a far capire quello che siamo, a far capire quanto valiamo, perché purtroppo la parità dei diritti è ancora distante, no? Quindi senza affossare la puntata in discorsi troppo seri, anche se ci sarebbero da dedicare ore e ore e ore all'argomento. Ma quello che a me ha colpito di questa donna è proprio la sua capacità di decidere semplicemente di stare con il proprio uomo e di trasferirsi giovanissima pur di stare con il proprio uomo senza pensare a sé. Cioè, la realizzazione di questa donna si rifletteva nella realizzazione del marito. Senza mai una volta che fosse una, che sia stata una, di aver percepito che lei comunque pativa di questo fatto, no? C'è un uomo che comprende immediatamente il suo punto di vista, che è un personaggio che è importantissimo anche se si legge poco, cioè anche se di fatto compare poco, che è Gustave, no? Che è un uomo che leggendo questo romanzo, capirete, ha avuto un po' lo stesso destino, no? Quindi noi parliamo di una donna e ormai so per certo di non rivelare nulla, all'inizio ero terrorizzata, invece so per certo di poterlo dire, c'è una donna che vive un amore talmente grande che ritiene che basta così. Cioè, lei pensa che un amore così grande lo si possa provare una volta sola. Quindi, dal momento in cui questo marito non ci sarà più, lei semplicemente si chiuderà in se stessa, o meglio, cercherà di affrontare il rapporto con sua figlia, ma penserà di aver amato abbastanza, di aver già avuto abbastanza. E quello che Di aver tutti. avuto tutto dalla vita. Sì. E quantomeno per quanto riguarda l'amore, no? Perché lei pensa che ci si possa innamorare così tanto soltanto una volta nella vita. Ora, Esatto, e chiaramente. lei si realizzava, come dicevi tu, in una figura di suo marito che era totalizzante, nel senso che lei si realizzava nell'amore che dava a suo marito, a sua figlia, nell'amore con cui appunto cresceva questa sua famiglia, che per lei era totalizzante, al punto che anche la carriera del marito, Andrea, un fisico, docente all'università, una figura illustre anche in ambito scientifico, la sua professione era vista appunto da Cristina, questa donna che è la protagonista, con grande ammirazione. Tanto che però lei nei suoi sogni, anche come carriera, tendeva a sminuire un po', no? Anche il suo lavoro e anche la passione che metteva nel suo lavoro, come se non così importante in realtà. Quindi per quello si sente Cristina così già realizzata, nel momento in cui appunto Andrea, suo marito, viene a mancare il suo mondo e quindi lei non è più interessata ad amare, non è più capace di amare e non la sfiora neanche l'idea di poter rifarsi una vita, si chiude proprio nel suo mondo, perché il suo mondo
è finito sottoterra con suo marito, fondamentalmente. Esatto. Diciamo che una donna che era molto sicura e aveva intorno a sé persone che non lo erano altrettanto. Cioè, comunque c'era questa mamma che è un'altra figura molto bella in questo romanzo, che sembrava quasi che non avesse compreso, forse perché lei era talmente giovane quando si è innamorata di quest'uomo, che la madre voleva, credo che tutte le nostre mamme lo avrebbero fatto, no? Avrebbero cercato di calmarci un po', da dire ok, d'accordo, ti piace tanto, però insomma non è che puoi sposarlo, un attimo, aspetta un attimo. E quindi Esatto. questa cosa invece era talmente convinta, e devo dire che è stata effettivamente una donna molto fortunata, perché in un altro romanzo di Sara Rattaro, ad esempio, mi viene in mente Splendi più che puoi, dove di nuovo c'è questa Io ce passione l'ho qua. pazzesca, davvero, voilà, Li ho fantastico. presi tutti quelli che ho letto. Fantastico. L'audiolibro che ho ascoltato, quello ne ho parlato tanto, non posso averlo qui. Che è La giusta Bene, la distanza, giusta letto da Lucia distanza. Caponetto, che trovate su Grazie, Audible e che grazie. raccomando di ascoltare perché è splendido. Però anche questo noi ce l'abbiamo e l'abbiamo letto. Splendido Ecco, che puoi. proprio Splendi più che ploi è invece il classico esempio contrario, no? Di un amore che nasce così folle, eccetera, eccetera, e ahimè invece quest'uomo è ben diverso dal personaggio di Esatto, Andrea. prende una strada ben diversa. Invece Ben Cristina, la diversa. protagonista di questa storia, e Andrea si innamorano, lei giovanissima, con un colpo di fulmine ed è davvero un grande amore, un grandissimo amore, E sicuramente. ve lo racconto un Tanto po'. grande che lei avrà qualche problemino dopo ad andare avanti nella sua vita, Eh sì, ma andiamo per gradi. Cosa, andiamo che per lettura hai gradi. scelto per noi, Ho Lucia? scelto l'incontro tra Cristina e Andrea, mi sembrava Ah, doveroso. Eh? perfetto, assolutamente. Questa è Cristina che parla. La prima cosa che notai furono i suoi occhi marroni. Non parlo del taglio e dell'intensità del colore, quello che mi turbò in quel freddo inverno del 1986 fu il modo in cui mi fissava. La sala in cui entrai si stava riempiendo, ma fu lui il solo a colpirmi. Caterina, l'amica che mi ospitava per quel lungo e indimenticabile fine settimana, mi afferrò per una mano e mi condusse proprio verso quel gruppo di ragazzi che giocavano con il biliardo del padre. Li salutò e mi presentò. È possibile che l'alcol appanni la mia capacità di giudizio, ma credo che tu sia la più bella ragazza che io abbia mai visto. Lo disse guardandomi negli occhi, mentre si dichinava sul tavolo per colpire la palla. Mi fece effetto. E come? Avvertii le guance diventare rosse e il calore salirmi dalle dita per agrumarsi nel petto. Poco dopo ci ritrovammo seduti sul divano, il suo ginocchio premeva contro il mio, in modo naturale e insistente. Mi allungò un bicchiere e io cercai di muovermi con sicurezza per sembrare a mio agio. Non chiesi nemmeno cosa mi stesse offrendo, come se per maneggiare alcol fosse normale per me. Ma mentre scoprivo che studiava fisica insieme al fratello di Caterina, compresi che non avevo idea di quanto una sbronza potesse arrivare inaspettata, avvolta da un manto di nebbia, per impadronirsi del tuo cervello. Lo guardai, prima il suo ginocchio e poi il resto del suo corpo. Era snello, sorridente e con una folta chioma di capelli scuri come i suoi occhi. Allora, balliamo? La voce di Caterina e l'arrivo della musica fecero alzare quasi tutti. La mia amica si avvicinò. Forza, Cri! Mi incitò. Noi aspettiamo solo un attimo, intervenne Andrea appoggiandomi una mano sul braccio. È molto meglio che tu non ti alzi ora. Si vede tanto? Gli chiesi abbassando la testa per la vergogna. Qualcosa mi dice che faresti fatica a tenere il passo, mi rispose. Poi sorrise e qualcosa in me si accese. Fu come ricevere una trasfusione di gioia. Mi ritrovai le mani nelle sue, le avvertivo umide, mentre il calore sul mio viso sembrava non voler diminuire. Mi accarezzò la testa. Fu un gesto intimo, uno di quelli che puoi ricevere quando sai che tutte le barriere sono state abbattute, che il tuo spazio personale è stato invaso e ti piace. Un po' come mangiare con la stessa forchetta.
Se questa fosse la scena di un romanzo, staremmo leggendo che all'improvviso è arrivata una ragazza a scombinare tutto. Chiusi gli occhi e appoggiai la fronte sulla sua spalla, come se avessi appena perso l'equilibrio. La sua mano scese sulla mia vita e la mia si appoggiò al suo torace solido. Avremmo potuto essere ovunque, da soli o in un bazar. D'un tratto smettemmo di sentire il resto del mondo che ci ruotava intorno, gli amici che ballavano, la musica che risuonava ovunque e le risate di chi a una festa ci va solo per divertirsi. Fu quello il nostro primo legame. È molto bello perché la storia ha inizio nel 1986 e proprio da, diciamo, da questo incontro tra Cristina e Andrea, e si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine. Loro sono giovani e sono studenti e quindi iniziamo con loro a vivere la nascita del loro rapporto, del loro amore, già proprio nei primi anni dell'università. Quindi un po' ci porta anche indietro a quando eravamo giovani noi, Gli diciamo, amori più giovani. Esatto, dell'università, insomma. anche un po' si respira anche in queste prime pagine proprio il profumo di quegli anni, no? Della spensieratezza, anche del rischio che in quegli anni ci si prende per certe Come? cose, E e si come? sente proprio tra le pagine il profumo di quei tempi, di quegli anni, di quella freschezza, no? Di quell'allegria. Ma allo stesso tempo anche della profondità con cui si vive l'amore, perché è quello che traspare tantissimo in questo primo incontro e in questa prima fase della storia di Cristina e Andrea. Quindi ci portano veramente con loro attraverso la storia della loro relazione, quindi dagli anni dell'università fino poi a un periodo di vita all'estero perché si trasferiranno a Parigi e poi anche il ritorno in Italia dove la loro vita cambia, inizia a prendere una piega diversa, la carriera di Andrea e poi nasce Sofia, la loro figlia e quindi Cristina che si dedica alla famiglia. Quindi davvero anche Ale ci dice bei tempi, sì E Ale, come? vero? Una nostalgia davvero leggendo queste pagine. E quindi iniziamo con loro veramente a scoprire quello che è il loro, i primi anni, quelli che sono i primi anni del loro Ma sì, matrimonio. ma anche perché c'è da dire una cosa, che effettivamente a seconda dell'età nella quale vivi determinate cose, no? Io ho avuto un'esperienza londinese. Ho vissuto a Londra 7-8 mesi, la scusa era per imparare l'inglese, in realtà volevo È sempre una licenziarmi, scusa. in realtà non, odiavo una parola troppo grande, non mi piaceva più il lavoro che stavo facendo, non c'entrava nulla con me, però era tempo indeterminato e come ci dice Checco Zalone, il posto fisso! E allora Capisco. mia mamma non era tanto dell'idea che io lasciassi il posto fisso per fare chissà che cosa, eccetto una cosa, andare a studiare inglese, perché io ho sempre studiato francese e poi spagnolo all'università e quindi l'inglese mi è sempre mancato perché devo dire la verità, non l'ho mai amato particolarmente come lingua. Quindi l'unico modo per farmi licenziare con il beneplacito della mamma era dire vado a Londra. E ovviamente colto l'occasione. Ovviamente ho colto l'occasione e devo dire la verità che viverla a 30 anni e viverla a 18 sicuramente è un'esperienza diversa, no? Ho cercato di avere il sale in zucco, ho cercato di. Ma è stato divertente perché nella mia classe, a parte i primi 10 giorni che ero solo con coreani, per cui ero bravissima con l'inglese perché gli altri dovevano imparare l'alfabeto, io invece l'alfabeto lo sapevo già e quindi avvantaggiata, sembravo un talento naturale per la lingua inglese. Poi sono andata in un'altra classe e c'erano delle ragazze molto molto giovani e ti assicuro che hanno vissuto l'esperienza londinese in modo molto diverso da quello che ho vissuto io. Quindi loro, perché ho fatto tutto questo ragionamento con un senso, loro si ritrovano giovanissimi a Parigi e quindi hanno l'occasione di viverla nel modo più intenso, no? Nel modo più profondo, anche se lui era molto rigoroso, era uno studioso, era tutto quello che vuoi, ma non ha mai fatto mancare niente dal punto di vista emotivo a sua moglie.
La portava in giro, la portava a fare dei giri fantastici. L'ha sempre coccolata tantissimo, tant'è che, cioè, non lo so, cioè, non puoi non innamorarti del personaggio di Andrea, perché comunque è davvero un uomo incredibile. Premuroso, incredibile. E tra l'altro, anche in questa fase parigina dei due personaggi, la vivono in modo molto diverso, perché Andrea, esatto, è uno studioso, è molto rigoroso, però tra i due è quello più aperto alla vita, no? Sì, al mondo. Ha più occasione anche, no? Ha più occasione, esatto, con i colleghi, all'università, fa una vita molto più aperta rispetto invece a Cristina, che anche nel periodo di Parigi comunque non si fa tanti amici. No, a parte sua. Questo incontro con Gustave, che ha una storia molto affascinante, molto toccante, che era stato uno chef molto rinomato. Un pâtissier, un pasticcere pazzesco. Esatto. Ne approfittiamo del tuo francese, Luci. Ah no, un pasticcere, sì, in effetti era proprio specializzato in pasticceria. Esatto, e un pasticcere per amore, perché era diventato un grande chef per poter sposare sua moglie, che era più altolocata, e quindi per fare in modo che la famiglia di lei accettasse questo loro matrimonio. E però dopo qualche anno la moglie di Gustave venne a mancare, e lui, diciamo, da una professione appunto di chef rinomato, sparì nel nulla di colpo, e infatti Cristina, la nostra protagonista, lo ritrova a gestire un bar sotto casa sua. E iniziano a, non dico diventare amici, però nasce subito un'intesa tra loro, molto, molto particolare, fatta di poche parole, di piccoli gesti, ma si intendono subito, perché è come se ci fosse un filo a legarli, qualcosa che proprio già a pelle li univa o li avrebbe uniti. Esatto, io cercavo un passo che non trovo, ma mi ricordo che la saluta quando lei poi va via da Parigi, e però deve andare a salutare il suo amico, e lui la saluta Splendido. Madame la solitude. E quindi lui coglie, no? Questa solitudine che coglie lui, ma di fatto lei non si sente, cioè è quando lui le fa notare le cose, che lei dice sì, in effetti, sì, sono sola. Però lei non riesce a realizzare niente, molto. Ma perché non le manca niente, no. Non le manca nulla. Esatto. Io se non ricarico il cellulare finiamo anche su Instagram, quindi prendo anche prendo la ricarica. Questa sera, ragazze, abbiamo fatto di tutto, eh. No, infatti, siamo molto dinamiche. Io ne approfitto, appunto. Approfittane, raccontaci qualcosa. Ne approfitto per, appunto, parlare di Cristina, che ha anche un rapporto molto particolare con se stessa, perché, come diceva giustamente Lucia, lei è in una fase della vita in cui è completamente a posto con se stessa, si sente soddisfatta, si sente realizzata, e si fa anche poche domande su se stessa, su quello che vuole, al di là di Andrea, di suo marito, al di là della vita che hanno insieme. Non si pone tante domande, perché si sente completamente appagata. Sì. E come se veramente non le mancasse nulla. E quindi alcuni input le arrivano più dall'esterno, più dalle persone, di quelle poche persone che la incontrano e la osservano, che vedono in lei qualcosa. È anche come una sorta di presagio. Sì. Come se in lei fosse già scritto qualcosa a livello proprio sensoriale, no? La chiama signora Solitudine, non sfoggio il mio francese, anche se potrei, ma ve lo risparmio, la chiama appunto signora Solitudine, e quindi già lui intravede questo aspetto in lei, esatto, dall'esterno, perché lei sembra una persona comunque sola, ma lei non si sente così. Lei è Andrea, ha la sua vita ed è felice in questa vita. Sì, è è quello che voleva. Esattamente. Tanto più. Assolutamente. Fino a che, appunto, questo ce lo dice già l'incipit, quindi già l'incipit ci dice bam, succederà questa bam. Cosa, questo evento straordinario, questo evento inaspettato e anche per certi aspetti violento, che appunto fa proprio irruzione nella vita di Cristina in un momento in cui lei, dopo la morte di Andrea, si è completamente spenta, giusto, non ha più nulla.
Non è più nella vita, anche se prima apparentemente poteva sembrare sola, ma lei aveva dentro la vita. In realtà, dopo la morte del marito, lei è completamente, veramente sola, apatica. Apatica, apatica in più, E poi apatica. avviene questo evento, questa rapina, diciamo, in questo negozietto, che all'improvviso le sbatte in faccia la sua condizione. E te E lo infatti leggo. lì. Esatto, vai. Così andiamo a conoscere Claudio, che è l'altro personaggio che sarà molto importante e sarà Che io molto adoro anche lui, importante è nella vita. spettacolare. Ecco, un'altra Perché tra cosa. l'altro bisogna dire che vi divertirete tantissimo Ecco, ti a stavo dicendo leggere stessa questo cosa. libro. Ha dei dialoghi Strano. fantastici, dei dialoghi I dialoghi fantastici. sono bellissimi e sono bellissimi, ma poi ne parleremo anche nel corso di questa serata, i personaggi e anche proprio il linguaggio dei personaggi. Si affrontano in questa storia tematiche anche molto, molto profonde, ma allo stesso tempo c'è un'ironia di fondo. I personaggi sono proprio simpatici e ti diverti mentre leggi. È veramente Sì. divertente questo libro anche allo stesso Devo dire tempo. che io, che sono la lettrice ufficiale di Sara Nataro, che me li sono scoppiati tutti, a memoria, vorrei che Sara ci fosse, ma stasera aveva un po' di cose, quindi non, mi ha chiesto scusa in anticipo se non la vediamo per tutto il tempo. Ma mi sembra che dialoghi così divertenti, forse. Non so, nei Io ho precedenti. ritrovato in questo libro proprio un figlio proprio anche divertente che magari io non li ho letti tutti i suoi libri, io ho letto Splendi più che puoi, che ho qua, vi ho già fatto vedere, ho La qui anche giusta con me distanza. bellissimo La giusta distanza, l'ho ascoltato in audiolibro Dove? e Sul Sul filo filo dell'acqua. dell'acqua anche, che ho qua, molto bello, però diciamo che questi personaggi così ironici, così divertenti, mi hanno sorpresa. E in questo libro c'è anche questa componente. Ha voluto dare anche questo tinge a questa storia, che è Sì. comunque molto profonda e affronta tematiche anche molto serie. Sì, è vero. È un po' come vorrei tanto che ci fosse qua per vedere la sua faccia, per quello che sto per dire. È come se si fosse innamorata. C'è un piglio in questo romanzo che dà l'idea di una donna, sai quando una donna, so per certo peraltro che è così, che è vero, che è innamorata, per cui è ancora più divertente pensarlo e dirlo, ma l'ho proprio vissuto questo suo essere felice, quindi traspare anche Sì. nel romanzo. Ti leggo un po' di questo meraviglioso essere. Allora, l'incipit ci ha lasciato con questa rapina, no? E quindi lei è terrorizzata con quest'uomo che apparentemente potrebbe avere un coltello, una pistola, non si sa cosa dietro la schiena. Ascolta, ho appena fatto il bancomat. Nel mio portafoglio ho un po' di soldi. Prendi l'incasso questi e vai via. Non chiameremo la polizia, te lo assicuro. Non mi ero accorta della presenza di un altro uomo nel negozio. Poi è successo tutto in rapida sequenza. Il ladro ha fatto un passo indietro, ha afferrato le banconote. L'uomo che aveva tentato di negoziare mi ha tirata verso di sé, nascondendomi dietro la sua schiena, e ha mosso un passo in avanti. Non sembrava lo volesse fermare, ma il fuggitivo, prima di infilare la porta, strattonare Kia, che sembrava non essersi accorta di nulla, e sparire nel nulla, ha afferrato un cartone di succo d'arancia e gliel'ha scaraventato addosso. Harun si è precipitato a soccorrere la moglie mentre io guardavo l'uomo davanti a me, il mio salvatore, completamente sporco di arancia spremuta. Oh mio Dio, ho sussurrato, cercando di asciugarlo con un fazzoletto di carta che avevo in borsa. È andata bene. Dicono che bisogna prendere una dose di vitamina C al giorno. Per oggi mi ritengo a posto. Sono scoppiata a ridere. Lei mi ha salvato. Non riesco a essere. Mi scusi, gli ho mostrato le mani tremanti. Oh, certo, impavido eroe, protegge dama dall'attacco delle arance impazzite. Speriamo non ne facciano un articolo di giornale. Se si sparge la voce, vorranno venire tutte a fare la spesa insieme a lei. Magra consolazione. Posso aiutarla a portare le sue cose? Addirittura. Lei è già stato santificato o è ancora in attesa di beatificazione?
In realtà, se ci pensa, ho solo dato dei soldi a uno sconosciuto che mi ha ringraziato lavandomi con della spremuta. Non mi pare molto eroico, ma come sempre conta quello che si ricorda. Ci siamo voltati e la scena che si è presentata ai nostri occhi è stata toccante. Arun stava abbracciando Kia. La donna carezzava la testa del marito. Non capivo nulla di quello che si dicevano, ma avrei saputo doppiare perfettamente quel dialogo. L'uomo mi ha sorriso e io ho abbassato appena lo sguardo, ha sollevato un paio dei miei sacchetti e si è diretto verso l'uscita. Arun l'ha fermato per ringraziarlo. Aiuto la signora a portare queste, vado a darmi una ripulita e torno a prendere quello che mi serve per cena, ha risposto lui con la modestia delle persone per bene. Mi sono incamminata verso casa, un paio di isolati appena più in là, come se dovessi fargli strada. In ascensore lo sconosciuto, ormai diventato quasi amico, si è passato una mano tra i capelli e una goccia arancione gli è scesa sulla fronte. Che fastidio, ha esclamato facendo una smorfia. Ho sentito che una risata stridula mi ostruiva la gola e mi sono accorta di stare scuotendo la testa. Mi sono trattenuta. Sii seria, sii ragionevole, ho pensato. Oh, non si formalizzi, rida, rida pure di gusto. E così è stato. Sono scoppiata a ridere senza riuscire a fermarmi. Mi scusi, sono una maleducata. In casa mi ha aiutata a portare le sporte in cucina. Sono andata a prendere una camicia di Andrea e gliel'ho offerta. Può usare il bagno in fondo al corridoio? Non è il caso. Mi sembra il minimo, la prego, mi lasci essere ospitale. È rimasto in bagno pochi minuti, giusto il tempo di preparargli un caffè e spalancare la finestra sul terrazzo. Quando è ricomparso, ho sussultato. Ho spaventata. È che non sono più abituata a vedere quella camicia muoversi per casa. Quanto zucchero? Ho chiesto cercando di cambiare argomento. Lo prendo amaro. Lei suona il pianoforte? Mi ha domandato indicando lo strumento ormai in cattive condizioni e posizionato in fondo alla sala. Una volta. Ora è più arredo che l'altro. Non l'ho mai fatto accordare a un tasto malamente bloccato. Abita tanto lontano? Ho domandato per sembrare a mio agio con un estraneo in casa e allontanarmi dal mio passato. In fondo, se faceva la spesa ad Arun, era probabile che abitasse nel quartiere. Mi ha guardato, inclinando il capo come se fosse stupito. Aveva le labbra piene, quasi imbronciate, il mento forte e aguzzo. Veramente sono il suo vicino di casa. Bellissima. La caratterizzazione dei personaggi è bellissima in questo libro, Sì. e Claudio proprio è descritto, proprio immagini, proprio la tipologia di persona, proprio un personaggio, nel senso che questa, io non mi stancherò mai di dirlo, Sara Lattaro fa uno studio sul personaggio delle sue storie. Pazzesco. Io mi chiedo, ma come, da dove le vengono le idee per scrivere queste storie? Perché questi personaggi diventano davvero reali, sembrano delle storie davvero accadute, delle persone davvero Hai esistenti. ragione. Per il lettore diventano, ed è il motivo almeno per cui proprio le sue storie mi catturano tanto, e in questo libro l'ho trovato tantissimo questo aspetto. Il fatto che diventano proprio delle persone e delle storie talmente reali che proprio ti catturano. Sono dei personaggi che hanno un passato e Certo. quindi davvero risultano assolutamente credibili, completi anche nella loro psicologia. E Claudio, anche lì, è veramente affascinante perché è così simpatico, ironico. E davvero riesce a capirla tantissimo perché dopo questo evento un po' traumatico e questo diciamo, incontro che Lucia ci ha appena letto tra Claudio e Cristina, lei inizia a intravedere la possibilità di una nuova felicità, inizia proprio ad avere dei segnali, cosa che la spaventa tantissimo inizialmente, perché appunto si tratta del timore, della paura di una donna di mezz'età che comunque ha perso il marito, che è stato il suo grande amore, anche di sentirsi di nuovo innamorata, la possibilità di essere di nuovo felice, di sentirsi desiderata, no? Nonostante comunque le rughe, nonostante anche le sue insicurezze, perché comunque
da tanto tempo non si sente più veramente Ma sì, donna, allora, ma diciamo. in realtà, credo che anche questa sia veramente una cosa reale, perché poi rischiamo di svelare davvero troppo. Però io credo questo. Cristina ha avuto un uomo nella sua vita importante che è stato suo marito. Ha fatto l'amore con lui ed è stato il primo uomo col quale ha avuto una relazione sessuale. È stato il suo sposo, è stato il padre di sua figlia, sì, è stato il papà. Di Della loro Sofia. figlia, e quindi di fatto davvero, no? Quindi quando ti ritrovi non più giovanissima, io ne compio 48, lei ne aveva era vicina ai 50, ma in realtà forse era più vicina ai 40 che ai 50, adesso non ricordo esattamente l'età, però era più vicina ai 50. Sì. Davvero si è ritrovata con uno specchio che per lei era una sorta di nemico, no? Cioè, è come dire, una donna, non perché ormai è a quella minestra e quindi le va bene così, non è per questo, ma ha sempre vissuto con lo stesso uomo, è cresciuta È insieme a lui. quello. Quindi la vecchiaia, tra virgolette, che arriva, no, non te ne accorgi perché siete insieme, no? Dal momento in cui questa persona non c'è più e ti ritrovi tu e il tuo specchio e le tue rughe, fai fatica, poi troverai l'uomo giusto Sentirti di nuovo che attraente, sì, no? cioè proprio non sei neanche più abituata, non sei capace a corteggiare. Poi lei, prima di conoscere Andrea, non è che fosse una regina delle feste, anzi, no, era sempre abbastanza per i cavoli suoi, in Disparte, molto disparte. in Quindi, disparte. proprio non. Quindi, praticamente si ritrova da un momento all'altro a fare i conti anche con le sue rughe, con il suo fisico che non è più quello di una volta, e si pone anche la domanda di dire: oddio, ma come faccio? Mi vedrà nuda eventualmente se dovesse succedere qualcosa? E devo dire che ha una resistenza nei confronti di quest'uomo, per cui si capisce che quest'uomo, se riuscirà a conquistarla, se la sarà veramente meritata, perché Claudio è stato di una delle catene. Guarda, mi fa ridere quando si vedono una volta che sembra quasi che lui si voglia avvicinare o che lei si voglia avvicinare, e dice no, perché lui la invita a cena, e lei dice no, non posso. E lui la guarda e dice scusami, ma sono vedova da poco, no? E lui di nuovo la guarda e lei gli dice sì, sono solo 4 anni. Da poco. E lui le dice 4 anni e non fa una piega Non fa una proprio. piega, È non fa una piega. cavaliere, è bellissimo, è E quella bellissimo. scena dice tutto. Sì. Dice tutto anche nel silenzio di Claudio, perché lui dopo va via, non è che le Assolutamente. dice niente. Quando lei dice sono 4 anni, la lascia nel suo silenzio e lui lì ha capito. Lui lì capisce qual è anche la questione per lei, no? Certo. E lì lei, lasciata in quel silenzio, è un silenzio che le parla, che comunque Bravissima. inizia a dirle qualcosa. E questo si percepisce tantissimo ed è un momento molto bello, è pieno di momenti così particolari tra Cristina e Claudio. È Sì. proprio come dire, una comunicazione un po', no? Sotto Sì. le loro parole, che comunque arriva, un'intesa, lui la L'intesa. capisce. Cioè, proprio esatto. E lui e il suo modo di corteggiarla è bellissimo. Non voglio svelare troppo Basta, perché stasera davvero guarda vi che lascio scoprirlo perché dovete leggerlo per scoprirlo. Non vi vogliamo No, siamo rovinare nulla. state tremende, perché secondo me invece l'abbiamo incuriositi a bestia i nostri ascoltatori. Ale ci scrive. In effetti conosco una donna che vive una situazione simile e che davvero fa fatica a voltare pagina e rifarsi una vita con un altro uomo. Evidentemente non trova una persona come Claudio, perché comunque anche quello vuol dire il fatto di trovare una persona che sappia ridarti non la vita di prima, ma un'altra vita, cioè proprio la tua vita, che ti spinga proprio a. Che ti faccia venire il desiderio di nuovo di tornare alle cose della vita. Infatti. E ci vuole anche la fortuna di trovare una persona così, assolutamente. E immagino che non sia una cosa assolutamente facile da fare, No. perché comunque viviamo con Cristina davvero la sua difficoltà. Cioè, da un lato anche il desiderio che piano piano cresce in lei di
veramente di buttarsi in questa storia, perché il suo corpo, il suo cuore comunque desiderano veramente prima tornare il corpo. all'amore. È Prima vero. il corpo, E perché è infatti un la impulso sorprenderà fisico tantissimo, la anche. sorprenderà tantissimo questa La cosa. sorprende, È una la lascia bambina spiazzata. cresciuta. Esatto, lei avverte queste sensazioni anche di desiderio fisico che la lasciano veramente, come la mettono anche a disagio inizialmente, perché lei non riesce a capire, non sa gestire questa cosa, ma il suo corpo, il suo istinto, ancora prima della sua ragione, le dice: devi andare verso la vita, perché il tuo corpo anche ti dice quello. E all'inizio lei è molto combattuta, fa veramente molto fatica perché lei ama ancora il marito. Questo Assolutamente, fatto. lo amerà ancora per molto e continuerà ad amarlo perché ha di nuovo una persona Sì. intelligente come Claudio che sa aspettare, sa cercare diciamo che la conquista giorno per giorno con la sua semplicità, con la Delicatezza. delicatezza. Infatti, guarda, mai titolo fu più azzeccato, no? Una felicità semplice, perché lei fondamentalmente è una Esatto. donna semplice e così arriviamo alla quarta lettura. Conosce una donna che si chiama Mada, che è la portinaia del palazzo dove una volta loro Andrea e Cristina hanno vissuto a Parigi finché lei è rimasta incinta, allora hanno deciso di tornare a Genova, no? E anche qui c'è una cosa secondo me interessante perché il marito avrebbe avuto un'occasione più felice, tra virgolette, lavorativamente parlando, da un'altra parte, e invece comunque ha desiderato tornare a Genova. Quindi c'è da entrambe le parti il desiderio di far felice l'uno e l'altro. Quindi non c'è l'egoismo maschile che No, vuole a tutti i costi assolutamente. far No, carriera Andrea è a una scapito persona di... molto sensibile, Sì, intelligente, l'ama veramente. C'è esatto. E questa componente. devo dire che la componente dell'amore in questo romanzo si percepisce sempre comunque dal primo rigo, come mi dicevano alle elementari. Ma poi soprattutto dal momento in cui si trasferiscono, conoscono immediatamente questo personaggio che è una donna, diciamo che può essere definita l'opposto di Cristina, una donna molto Sì, un prorompente, molto po' truccata, maliziosa. molto maliziosa. E io ho deciso di rivelare una conversazione che mi ha fatto impazzire dalle risate anche quando registravo l'audiolibro. Bellissima. Devo dire che mi sono divertita un sacco. E ve la racconto. Quindi il dialogo è tra Mada, che a questo punto è diventata amica di Cristina. Non dimentichiamo che ha vissuto la morte del marito di Cristina e le è stata molto vicino. Quindi, nonostante siano due persone che apparentemente non c'entrano nulla, di fatto si vogliono molto bene, sono molto amiche e hanno abbastanza confidenza, non così tanta come pensava Cristina, ma ve lo dico io. Evidentemente. Parte Cristina. Mi sono appena alzata, ho balbettato, imbarazzata. A quest'ora? Ha insistito Mada. Sei venuta su solo per controllare il mio maquillage? L'ho rimbrottata cercando di spostare l'attenzione da me. Ho bisogno di un favore, ha detto lei entrando. Mi puoi prestare la casa oggi? Scusa? Mada ha inclinato la testa da un lato. Tutta la casa? È probabile che mi serva soprattutto la camera da letto o almeno il divano. Ero perplessa e credo si capisse. Ricordi il fattorino SDA? Chi? Quel bell'uomo alto, moro, pieno di muscoli. Ordino troppo poco online, evidentemente. E anche se fossi un'invasata dello shopping su internet, sarei sempre io a ritirare i pacchi per te, mi ha risposto con la sua solita aria maliziosa, la stessa con cui mi aveva conquistata la prima volta. Cosa ha intenzione di dirmi, Mada? Secondo te? Che ho intenzione di chiedergli di salire per giocare a burraco? Ma non lo conosci nemmeno. Si occupa di questa zona da almeno 2 anni e io gestisco quattro palazzine e lo vedo tutti i giorni. Ma ultimamente si ferma sempre a fare due chiacchiere. E tuo marito? È per questo che ho bisogno di casa tua. Lui preferisce bere birra e guardare le partite. Potrei anche portarmelo in salotto, l'amante, tanto lui nemmeno se ne accorgerebbe, ma non lo faccio solo perché sono una signora e per i condomini in piccioni. E comunque non lo farei mai nel mio letto. Mi sono venuti i brividi a pensare al mio letto e per un attimo è stato come sentirlo scricchiolare sotto il corpo rotondo della bella Mada.
Ho tentato di resistere ancora qualche minuto, ma poi ho ceduto. A che ora arriverà? Verso le 2. Mio marito è di turno e lui è libero. E poi di mercoledì non c'è mai molto da fare in portineria. Va bene, mi troverò qualcosa da fare. Gli ho risposto pensando alla focaccia che Manda mi aveva comprato per festeggiare la nascita di Sofia o al giorno in cui mi aveva seguita su per le scale e non mi aveva lasciata sola mentre il corpo di Andrea diventava freddo e gelido. Stenderò qualcosa fuori dal terrazzo quando avremo finito, così saprai di poter rientrare. Ho scrollato il capo e mi sono diretta in cucina. Vuoi un caffè? Ho chiesto alla mia amica. Potresti chiedere a Claudio? Mi ha risposto cercando di guardarmi negli occhi attraverso gli occhiali dorati che rendevano i suoi enormi. Se vuole un caffè? Ma no, sciocca, se ti fa compagnia oggi! Ho avvertito il cuore battere forte e ho appoggiato la caffettiera sul lavandino, stupita di quella reazione fisiologica così intensa. Mi pare che tu ti stia già dando abbastanza da fare per entrambe, ho scherzato, sperando che Mada non si fosse accorta del mio rossore. Ti senti bene? Solo uno sbalzo ormonale, ho mentito facendomi aria con la mano. Il bello dell'essere donne, ha commentato lei. Comunque non sto scherzando, lo so che sostituire Andrea non è facile, ma prima o poi dovrei risaltare in sella. Non hai altro modo per dirlo? E va bene, come vuoi, prima o poi dovrai innamorarti di nuovo, non credi? Oh no, alla mia età poi, ho risposto in fretta cercando di vincere la voglia di sorridere. Ma cosa c'entra l'età? L'amore non è un appalto riservato ai giovani. No, certo, ma ora sarebbe diverso e poi non so nulla di lui, neanche che lavoro fa. Ti sembrerò noiosa, ma mi spieghi cosa te ne frega della sua occupazione? Non gli devi mica fare un colloquio di lavoro. Stai parlando con una che ha sposato un uomo che amava così tanto quello che faceva da renderlo inscindibile da lui. Ed è una cosa bella? Ho avvertito un senso di fastidio, un moto di rabbia che ho cercato di sopprimere perché ero davvero convinta che Mada non potesse comprendere. Sì, amare il proprio lavoro, crederci ed essere apprezzato per quello che fai è molto bello. Spero con tutto il cuore che tu stia parlando di te e non solo di Andrea. E da qui passo un attimo a un'altra conversazione. Lei decide di uscire e casualmente incontra Andrea che sta andando al cinema e quindi nientano questo momento, no? A un certo Claudio. punto, Claudio, scusa, sì, a un certo punto vanno al cinema e a un certo punto lui le dice: Ma vuoi dire che ci sei venuta di proposito a vedere questa cretinata? Non sapevo cosa fare. Claudio si è buttato in mezzo alla strada e io ho strillato. Ma sei impazzito! Se fosse passata un'auto ti avrebbe. Ok, voglio sopravvivere solo per farmi raccontare cosa ti ha spinto a venire fino qui oggi. Casa un'amica. Scusa, ma quanti anni ha la tua amica? Abbastanza. Wow! E cosa vuol dire wow? Oh, nulla, sono solo ammirato, non sembravi quel tipo. Odio quando mi parlano così, non sono un tipo, ho solo fatto un piacere a un'amica. Le hai prestato casa per mettere le corna al marito? Oh, non ho detto che è sposata. Lo è? Non ti riguarda. Non vorrei farmi credere che frequenti donne che vivono ancora a casa con i genitori. Oh no, solo che non è tutto come sembra. E come sembra? Quella cosa a cui stai alludendo? Io non alludo, semmai la mia è solo invidia. Se ti serve la casa posso prestarla anche a te, ma solo se insisti. Ti giuro che appena rimorchio qualcuna di molto interessante, proverò a portarla nel tuo letto. Bellissimo. Claudio, tra l'altro, rispetto a quello che anche dicevi prima, è quello che anche emerge, no, dai frammenti che ci hai letto. La cosa che mi piace di lui, nel modo in cui come dire, si rapporta a Cristina, è questa sua ironia che non la lascia in preda all'autocommiserazione. Nel senso che ovviamente lei sta ancora soffrendo per la perdita che ha avuto, si sente infelice, eccetera, però lui, proprio anche col suo modo di fare, è come se la tirasse fuori da quella parte, cioè lui non la seconda. Ecco, la cosa che mi piace di Claudio è che non la seconda Cristina, cioè non la No! seconda anche in questo suo dolore, la rispetta molto nel suo dolore. E in quello che prova, sicuramente c'è molto rispetto, però non la seconda. E in questo, secondo me, lui è un grande, perché in questo modo riesce veramente a tirarla fuori, ci prova, no? A tirarla fuori da questo suo stato, da questa sua condizione. Verissimo, verissimo, e in più.
è come se la rendesse leggera, cioè lei a un certo punto si rende conto che grazie al suo modo così, perché di fatto Claudio è un uomo risolto, diciamocelo. Sì, Eppure esatto, anche è lui ha vero, è un avuto uomo una vita, è un risolto. uomo risolto. E l'uomo Sì. risolto è l'uomo spontaneo, è l'uomo che, a parte che poi ha anche una certa età, anche lui è nostro, è mio nonno, è Comunque è sicuro di coetaneo, sé, quindi insomma. Sa ecco che non è così, chi è? sa chi è e non è così comune, no? Tra gli uomini liberi, diciamo, no? La mamma di uno dei miei migliori amici diceva sempre: ci sono gli uomini dopo 40 anni, non vogliatemene uomini, è una cosa simpaticissima. Gli uomini dopo i 40 anni si dividono in due categorie e sono come le cabine telefoniche: o sono rotte o sono occupate. Questa filosofia non è Ed male, è ti la mamma di un applaudo maschio, eh? perlomeno. Ed è la mamma di un maschio che devo dire che è Saggezza. l'uomo più risolto che io conosca e per fortuna sano di mente, però mi ha fatto morire dal ridere questa cosa. Lui è No, veramente risolto, simpatica. è spontaneo, è sicuro di sé e quindi è anche sicuro, probabilmente ci sono quelle persone che vedono una persona e dicono quella deve essere mia, ma perché? Secondo me ce n'è, cioè, secondo me potremmo stare bene insieme e Sì, quindi. sa quello che vuole, è molto, cioè è sicuro di sé, però non è uno spavaldo, in No, questo, nel no. senso, sa chi è, sa quali sono, ha affrontato le sue questioni, anche la sua vita, fatta anche di sofferenze, di un passato che non è stato neanche semplice, però l'ha accettato. Ed è infatti un'altra tematica di questo libro è il fatto non solo di affrontare il cambiamento, ma anche di accettarlo. Brava. Perché accettare il cambiamento significa anche accettare se stessi in quella fase della vita. E è un libro che parla anche tanto, secondo me, di questo e di come anche diverse persone, quindi diversi personaggi all'interno di questa storia, lo affrontano, cercano di affrontarla, ognuno con i propri strumenti, i propri mezzi, la propria sofferenza, il proprio modo di reagire alla vita e alle sfide che pone. Però veramente il cambiamento non è solo questione di affrontarlo, ma anche di accettarlo. Forse prima di affrontarlo devi accettare, cioè devi accettare che la tua vita sia cambiata per poterla veramente affrontare. E secondo me questo libro dice anche un po' questo, no? Le storie dei personaggi raccontano anche un po' questo aspetto della vita delle persone. Sì, assolutamente. Sara, siamo abituati a leggere i suoi romanzi e a trovare sempre molta verità, no? Che sia un Sì, romanzo vero, nel senso che trae spunto da storie vere, come Splendi più che puoi, Non volare via, Niente come te, sono tutti romanzi che hanno della verità, cioè lei ha fatto proprio delle ricerche, addirittura è andata ad incontrare le persone delle quali poi ha parlato e ovviamente romanzato, ma anche nei libri di narrativa. Comunque lei racconta di persone vere. Addirittura mi ricordo una volta in Uomini che restano che in una presentazione aveva detto: e non è un libro di fantascienza. ecco, per dire, a volte la realtà può essere Uomini che davvero più restano. tramba No, della fantasia, Lo devi dire, assolutamente. no? Uomini che restano sembra tanto fantascientifico, chi resta al giorno d'oggi? E invece Chi no, e restano quando invece restano? quando resta? E quindi mi ha fatto tanto ridere, Vabbè. però lei coglie spesso spunto della realtà e infatti in questo anno e mezzo di lockdown spesso si chiacchierava quando si voleva essere un po' più leggere, ma è una realtà, cioè gli scrittori si nutrono di vita, no? Mi sembra di averla qui che parliamo Assolutamente. insieme, no? Lei lo dice spesso, gli scrittori si nutrono di vita e quindi in questo anno e mezzo è stato davvero difficile perché non giri, non respiri, non odori, no? Le altre persone, non ascolti discorsi, a volte un romanzo può nascere anche da una conversazione su un autobus, se sei poi in grado di creare una trama a mo' della Rattaro, no? Quindi Sì. Le è proprio storie vero che sono reali, le storie siamo noi, bellissime. le storie siamo noi. E E come quindi anche riverberano dentro il lettore, davvero, questo è un assolutamente. aspetto che mi colpisce sempre tanto nei suoi libri e mi ha colpito tanto in questo suo nuovo libro, perché ho apprezzato anche i suoi precedenti, devo dire, però in questo
ed è la cosa bella, ed è bello da vedere in uno scrittore, perché vuol dire che ha nuove cose da dire. E come? E anche vedere una evoluzione nelle sue, attraverso i suoi libri, no? E io in questo libro ho trovato tanto anche questo, proprio un'evoluzione del suo modo, della sua scrittura, un'evoluzione proprio anche nel raccontare una storia anche in modo diverso rispetto ad altri suoi libri, quindi c'è proprio, sono delle novità proprio anche nel suo modo di raccontare. È fresca, è sempre fresca la sua scrittura. È sempre fresca, sì. E le sue storie davvero... io ne sono profondamente convinta, cioè sono veramente delle storie che potrebbero essere le storie del vicino di casa, assolutamente. E ti dirò di più, abbiamo parlato tantissimo, abbiamo detto tantissimo, ma non abbiamo detto un quarto di quello che accade neanche, perché no, lei infatti. Poi, ma lei è bravissima, io mi ricordo che a un certo punto ho fatto... Perché non me lo aspettavo, capito? Quindi dopo è il 15° romanzo tra quello 3 per ragazzi, uno per bambini e gli altri romanzi di narrativa, e comunque ti sorprende. E quando poi è il momento di chiudere, me lo dici, perché io vorrei chiudere proprio con una frase con la quale lei prima di iniziare il romanzo, ha detto una frase. Guarda, che... mi hai letto nel pensiero, pazzesco. Ti direi che possiamo chiudere con questa frase, perché ormai siamo già nell'ora, forse abbiamo tardi, sì. superato. Esatto. E direi a questo punto, Lucia, mi sembra un'ottima idea, chiudiamo questa nostra puntata con quella frase. Perfetto, e salutiamo tutti quelli che hanno partecipato, perché devo dire che c'è stato un occhio fisso, devo dire un numero di occhi fissi tutto il tempo, quindi vi ringraziamo. Dobbiamo assolutamente, appena mettiamo giù Mari, fare subito in modo che si possa, mandamela subito in modo che possa mandarla su Facebook, perché questa sera abbiamo spezzato dei cuori. E io ti ringrazio sempre tantissimo, Grazie a te. perché davvero abbiamo sempre modo di raccontarcela come se fossimo qui una di fronte all'altra. E quindi grazie, grazie di questa opportunità di raccontarci i libri insieme. Noi ci vediamo ve lo confermiamo, ma tra un paio di settimane direi, con la puntata Tra 2 settimane. dedicata ad Audible, e quindi non vedo l'ora, parleremo di questo, parleremo della giusta distanza, e quindi grazie anche di darmi spazio nella tua rubrica di advisor, Audible advisor. Grazie a te Lucia, è sempre grazie. Davvero un grandissimo piacere parlare con te di libri e soprattutto approfondirli insieme, perché è sempre una conversazione che offre tantissimi spunti, davvero. Quindi grazie a te, e poi noi vi aspettiamo tutti tra 2 settimane per parlare dell'audiolibro che ha registrato Lucia, Sì, del sì. nuovo audiolibro. Non Quindi vedo l'ora. assolutamente non perdetevi questa puntata. Grazie, grazie. Allora, un abbraccio e vi lascio così. Ciao, ciao. La narrativa arriva dove la vita arrossisce. Sara Rattaro. Ciao a tutti. Ciao Lucia. Ciao, ciao.